Sono Maria Chiara Vaccarello, ho sempre lavorato nell'associazione CNOSFAP, in questo momento mi trovo a dirigere il CFP del P11 e ho beneficiato di questo progetto finanziato da USAID e di cui sono stati promotori il VIS, l'associazione CNOSFAP e i Salesiani per il Sociale, e questo ci ha permesso di avere tablet e PC per i nostri ragazzi per agevolare la loro didattica a distanza. E i dispositivi che abbiamo ricevuto grazie a questo progetto aiutano e agevolano le tante difficoltà che i ragazzi incontrano nel seguire le video lezioni. Sono Giorgia Alexandrescu, ho 14 anni, vado al CFP P11 e fino ad ora ho usato un computer che però avevo insieme a mia sorella, quindi era un po' difficile comunque seguire le video lezioni perché serviva a me come poteva servire a lei. La scuola, grazie a questo progetto, mi ha fornito il tablet che potrò usare da oggi in poi per le video lezioni. Noi ci troviamo in un contesto periferico, Genova San Pier d'Arena è una zona periferica che ha anche un'alta fascia di popolazione proveniente appunto da vari paesi del mondo, dove l'immigrazione è stata forte e dove soprattutto c'è un substrato popolare. L'apporto di uno strumento che ha reso possibile una DAD che per molti momenti, se non per quasi mesi oserei dire, rischiava di determinare un disagio ma anche la dispersione, la famosa dispersione scolastica, perché i ragazzi non riuscivano a frequentare, a stare al passo con quello che erano le esigenze di una formazione difficile, di un periodo altrettanto complicato. E il supporto del cosiddetti device, del mezzo digitale, li ha resi intanto comunque molto più vicini a tutti gli altri. Avevamo molti ragazzi che lavoravano esclusivamente con smartphone o addirittura non avevano neanche quella possibilità lì. Con questo progetto abbiamo dato la possibilità ai ragazzi di poter lavorare in questo periodo di pandemia in modo, diciamo, più professionale e addirittura di partecipare alle lezioni. Prima che mi arrivasse il tablet io studiavo dal telefono ed era molto complicato perché dopo un'oretta, cioè, mi faceva male la testa perché ha comunque uno schermo piccolo e stare concentrato su uno schermo di quelle dimensioni è difficile. Studiavo sempre col telefono, da quando è arrivato il tablet è cambiato tutto, ho fatto più compiti, sono andato meglio. I ragazzi del Don Bosco che hanno ricevuto l'iPad sono diversi. Allora, della classe prima circa 15-16 ragazzi, altrettanti delle seconde e forse una o due allievi anche della terza, del terzo anno. Quindi un buon numero di iPad e hanno sicuramente sollevato un po' le sorti di questa DAD che ci costringe a fare la pandemia. La pandemia, al stare tanti mesi a casa, tante famiglie bisognose sono aumentate, tante persone vengono ogni giorno a chiedere qualcosa. Ci sono famiglie che tanti giorni veramente non sai se arrivano a fine giornata e hanno almeno un pasto da mangiare. E tante persone sappiamo che ci chiamano, ci portano a mangiare e cerchiamo di darlo a chi ha bisogno. Il progetto USAID ha veramente migliorato la situazione delle famiglie. Perché avere a carico altre 70-75 persone che vengono accolte dai supermercati in cui ogni settimana possono fare della spesa, alleggerito il carico della nostra opera Don Bosco, quando già ci facciamo carica di centinaia e centinaia di persone bisognose. Grazie al progetto USAID al sostegno del VIS siamo riusciti a individuare 10 famiglie alle quali abbiamo distribuito la carta soldo per la spesa settimanale. Abbiamo individuato 10 famiglie a basso reddito, monoparentali, con anziani a carico e con figli minori. Io sono Habbi Fatima. C'è due bambini, vivo con due bambini, mia mamma ha 61 anni, non sono lavoro,
Siamo preso questa scheda soldi, veramente è cambiato un po' la vita, perché una volta io non riuscivo a comprare le cose, come che pesci, carni, niente. Adesso tutte le settimane mi mangio la roba fresca con i miei figli, è cambiato proprio tutto, grazie. Noi abbiamo ricevuto 80 carte soldo per beneficiari, è stato davvero davvero una mano caduta dal cielo, perché noi gestiamo nel nostro centro Caritas 880 persone, 746 famiglie. Un giorno abbiamo chiamato una signora, no, per darle appunto la sua carta, no, la prima, lei non aveva capito cosa era, glielo abbiamo spiegato, lei si è messa a piangere e mi ha detto grazie, perché io con questo posso comprare cose che non mi posso permettere in quest'anno. Il progetto USAID ha coinvolto 11 beneficiari in accoglienza e 70 utenti allo sportello di ascolto e di supporto psicologico. È stata una risposta concreta a un bisogno concreto in un periodo pandemico molto difficile e complicato, a maggior ragione per i nostri beneficiari che avevano tentato un percorso di integrazione attraverso, per esempio, un contratto di lavoro, che si sono visti, ecco, interrompere e si sono ritrovati licenziati, incapaci di garantire una sussistenza, garantire, ecco, l'affitto, ecco, della casa che magari avevano trovato. E l'accoglienza ha permesso intanto di fronteggiare l'emergenza per poter nella loro vita riaprirsi un nuovo capitolo. È stata una risposta concreta, e come anche nello sportello, oltre l'ascolto, il sostegno psicologico, in alcune famiglie addirittura si è intervenuti nel garantire l'assistenza, la sussistenza alimentare. Mi chiamo Omar Sissai, sono dal Gambia e avevo finito il mio percorso di comunità e avevo trovato un lavoro e affittavo un appartamento, una casa. Ma poi è arrivato il Covid e non ce la facevo più, mi hanno licenziato, non ce la facevo più a mantenere l'affitto e i bolletti. Era una situazione difficile. Poi grazie al progetto di USAID mi sono trovato qua adesso, mi hanno accolto e ho ripreso le mie attività di scuola e anche di lavoro.